Una volta c'era un re che a star solo si annoiò. Cerca, cerca, ritrovò. E no, in realtà nel nostro racconto al momento c'è soltanto il principe Ramiro, che re lo diventerà poi. Però il principe a star solo si annoiava davvero. Così decise di mettersi alla ricerca di una principessa da sposare. Ma come dovesse essere questa principessa non lo sapeva neanche lui. Ma per un po' lasciamo Ramiro solo nel suo castello e con un salto passiamo a raccontare un'altra storia. Questa è la storia di Angelina. Angelina non era una principessa, ma una ragazza dolce e molto buona. Viveva in un vecchio palazzo signorile, un po' malandato, con il suo patrigno Don Magnifico e le sue due figlie, Tisbe e Clorinda. Angelina trascorreva le giornate a cucinare, spazzare, rammendare e, come se non bastasse, doveva anche occuparsi di pettinare e fare belle le sue sorellastre. Ma ad Angelina bastava cantare e la fatica svaniva. La maggior parte del tempo la trascorreva seduta davanti al camino, ricoprendosi di cenere, tant'è che in casa la chiamavano Cenerentola. Chi sarà? Chi sarà? Un giorno bussò alla porta del palazzo un vecchio mendicante, chiedendo. Un tantin di carità. Cenerentola lo fece entrare e gli offrì una tazza di caffè. Cenerentola, cosa stai Un accattone! Via di qua! facendo? Le sorellastre, urlando, strattonarono in malo modo il povero mendicante e lo cacciarono via. In realtà, il mendicante non era un mendicante. Si chiamava Lidoro ed era il maestro del nostro principe Ramiro. Alidoro corse subito a corte e disse al principe: Principe Ramiro, avevate ragione, in quella casa c'è una fanciulla dalle rare virtù. Ma come poteva fare ora il nostro principe a incontrare Angelina? Pensa che ti ripensa, trovò la soluzione. Decise di dare nel suo castello un grande ballo. Inviò i suoi ambasciatori in ogni casa del regno per portare l'invito a tutte le ragazze in età da marito. Quando il corteo di paggi e paggetti arrivò al palazzo di Don Magnifico, bussò senza esitazione. L'ambasciatore entrò e lesse il proclama. O figlie amabili di Don Magnifico, il principe Ramiro ha indetto un grande ballo al suo palazzo. Si canterà, si ballerà e la bellissima fra tutte le femmine, sposa carissima per lui sarà. Immaginatevi le due sorellastre, iniziarono a starnazzare come due galline spennacchiate. Correvano di qua e di là, dando ordini ad Angelina. Cenerentola, vien qua! Cenerentola, vien là! Le mie scarpe! Il mio collier! Cenerentola, presto! Prepara i nastri, i manti! Io devo essere la più bella! No, io! Insomma, arrivarono a litigare tra loro, sperando di essere le prescelte del bel principe Ramiro. Il gran trambusto svegliò Don Magnifico, che se la stava dormendo della grossa. Ma cosa succede? Padre! Il principe Ramiro! Sì, padre! Deve scegliere una sposa! Ci ha mandato un invito per il ballo! E a momenti verranno a prenderci! Dopo il ballo, il principe sceglierà la più bella e la prenderà in sposa! Intanto di nascosto qualcuno era entrato in punta di piedi nel palazzo.
A vederlo sembrava proprio uno scudiero, di quelli che spazzolano i cavalli dei principi con tanto di stivaloni e spazzolone. In realtà era il principe Ramiro, che si era travestito così per poter osservare le ragazze senza essere riconosciuto. In quel momento Angelina, stufa di tutta quella confusione, andò verso lo stanzino. Aprì la porta e quasi le prese un colpo quando si trovò di fronte il giovane Ramiro che si era nascosto lì. Senza neanche riuscire a parlare per l'emozione, i due si guardarono. E un soave non so che, un forte batticuore subito li prese. Si erano innamorati, ma uno squillo di trombe interruppe l'idillio. I paggi annunciavano l'arrivo del principe in persona. Angelina tremava tutta e non riuscì a dire altro che... Scusatemi, devo correre a preparare le mie sorelle. Ma se il principe era lì, chi stava arrivando? Sicuramente un finto principe, che venne accolto in casa con tutti gli onori. Il finto principe, altri non era che Dandini, lo scudiero del principe Ramiro. I due si erano scambiati i vestiti e il ruolo. Così il principe era un cameriere e il cameriere era un principe. Appena Dandini entrò nel salone, le sorellastre subito corsero da lui, cercando ognuna di attirare la sua attenzione. Io sono la più bella! E io sono la più simpatica! Angelina osservava tutto in disparte, senza però mai perdere d'occhio il suo bel scudiero. Dandini si rivolse alle sorellastre. Che bei quadri! Siete l'ottava e la nona meraviglia! La più bella sceglierò come mia sposa. La carrozza è già pronta e vi aspetta per portarvi a palazzo. Le due sorelle erano già fuori casa, tutte dipinte e agghindate, seguite da quel trombone di Don Magnifico che di Magnifico aveva solo il nome. Angelina implorava. Padre, portate anche me al ballo. Una serva al ballo? Ma che arroganza! Portami cappello e bastone e smettila con queste stupidaggini. Corri e vai a spazzare le camere. Alidoro aveva osservato la scena in disparte. Di fronte a tanta ingiustizia, non poteva più star zitto. Aprendo un gran libro, disse: qui nel mio codice delle zitelle c'è scritto che con Don Magnifico stan tre sorelle. La terza morì, rispose secco Don Magnifico, intimando ad Angelina di tacere. Angelina, disperata e delusa, corse in camera piangendo. Quando tutti furono usciti, Alidoro la raggiunse. Figlia, venite da me. Vi ricordate? Sono il mendicante a cui avete offerto il caffè e la colazione. Lasciate che mi sdebiti, voglio aiutarvi. Presto, seguitemi, vi daremo abiti, gioielli e una carrozza tutta per voi che vi accompagnerà al ballo. Intanto, al castello, Dandini e Ramiro continuavano a recitare la loro parte di finto principe e finto scudiero. Zitto, zitto, piano, piano! Dimmi, che carattere hanno le due figlie di Don Magnifico? Sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità! Ma Alidoro mi aveva assicurato che in quella casa... Guardi, principe, in quella casa ci sono solo due galline starnazzanti buone per fare il brodo. Eppure, io ho incontrato in quella casa la ragazza che mi ha fatto battere il cuore, risponde Ramiro dubbioso. Principino, dove siete? Principino, dove state? Ah, perché?
perché m'abbandonate? Mi farete disperare! Le due sorelle irruppero nel giardino cercando il finto principe. Mie care, maritarsi a due sorelle tutte insieme non si può. Un la sposo e l'altra... E l'altra? L'altra... L'altra al mio amico la darò. Ah, che dite? Non possiamo sposare uno scudiero. Clorinda e Tisbe gridarono sconvolte e fuggirono via, mentre i due furbacchioni si stringevano la mano per la bella trovata. Tutti erano rientrati nella sala da ballo, quando all'improvviso squillarono le trombe. Alidoro si avvicinò a Ramiro. Non andate via, mio caro principe. Le sorprese non sono finite. In quel momento entrò nel salone da ballo una dama con il volto coperto da un velo. Tutti si girarono a guardarla, affascinati da tanta eleganza. Anche Ramiro e Dandini non le toglievano gli occhi di dosso. Non vi dico la gelosia delle due sorellastre, divennero paonazze. Ma nessuno capì che la bella dama era Cenerentola. A festa inoltrata, Angelina aveva ballato con tutti i cavalieri della sala, ma non aveva smesso di cercare con gli occhi il suo bel scudiero. Ad un certo punto scoprì che ormai era giunto il tempo di andare via e fuggì disperata per non aver potuto ballare col suo amato. Dandini, che non l'aveva persa di vista un attimo, cercò di raggiungere Angelina mentre si dirigeva verso la carrozza. Non fuggire, perbacco! Quattro volte mi avete fatto misurare la galleria. Concedetemi l'ultimo ballo. Lasciatemi andare, vi prego. Voglio solo parlare d'amore con voi. Sarete la mia sposa? Non posso, mi dispiace. Di un altro sono innamorata. Perdonate la mia franchezza. E sentiamo allora. Chi ami? Il vostro scudiero. Ramiro aveva assistito alla scena di nascosto e, commosso da quelle parole, si avvicinò alla bella Angelina. Dunque, il grado e la ricchezza non seduce il tuo cuore? No, la mia ricchezza è l'amore. Ma ora devo scappare, la carrozza mi aspetta. E in effetti la carrozza di Alidoro era già pronta e aspettava per portarla a casa prima del rientro di Don Magnifico e delle due sorellastre. Angelina, Cenerentola, lanciò a Ramiro il suo braccialetto. Prendi questo bracciale. Quando mi troverete mi riconoscerete perché avrò indosso il suo gemello. E scivolò via nell'oscurità. E Don Magnifico in tutto questo? Che fine aveva fatto? Beh, era impaziente di sapere quale delle sue due figlie avrebbe sposato Dandini, il finto principe. Andò da lui a porre la fatidica domanda e Dandini rispose divertito. In verità, devo rivelarle un segreto di importanza. Una burla è il principato. Sono solo un uomo mascherato. O ritorno al mio mestiere. Son Dandini, il cameriere. Don Magnifico rimase senza parole e, approfittando del suo sbigottimento, Dandini si dileguò in un attimo. Tutto era tornato alla normalità. Nel palazzo di Don Magnifico, Cenerentola sedeva accanto al fuoco e le sorellastre litigavano tra loro, mentre Don Magnifico brontolava come il solito vecchio trombone. Ma pensa te, che burle fanno questi signori, come se la gente non avesse null'altro da fare. Non riesco ancora a crederci. Ma nel frattempo, nel palazzo reale, invece, Ramiro non si dava più pace dal giorno della festa. Così aveva deciso di andare alla ricerca della misteriosa fanciulla. Con il cocchio reale aveva percorso a tutta velocità, lungo e largo, le strade del paese. Quando, proprio nel momento in cui Don Magnifico si stava lamentando,
la Real Carrozza si ruppe davanti al palazzo. Dandini bussò al portone. Scusate, la carrozza del principe si ribaltò. Di nuovo voi, andate via di qua. Don Magnifico era tutto paonazzo e stava per cacciare via Dandini. Ma appena vide entrare in casa sua, il vero principe diventò un agnellino. Cenerentola, presto, porta la sedia migliore per i nostri ospiti. Quando Cenerentola entrò portando le sedie, il principe Ramiro non poté fare a meno di notare il braccialetto al suo polso. Il braccialetto! Che gioia siete voi! Sospirò il principe rivolto a Cenerentola. Ma quindi un principe voi siete? Insomma, in casa di Don Magnifico finalmente il nodo ingarbugliato della nostra storia si stava sgarbugliando. Ma le sorellastre di Don Magnifico, pieni di gelosia e di rabbia per essere stati beffati, continuarono a prendersela con Cenerentola, insultandola e trattandola come una serva ribelle. Questo mandò su tutte le furie il principe Ramiro, che aveva già deciso di punire tanta cattiveria. Ma Cenerentola, tra le lacrime, lo implorò di perdonarli. La bontà della ragazza conquistò ancora di più il principe, che la prese e la portò con sé al castello. E così la nostra storia finisce nel migliore dei modi. I due bellissimi giovani si sposarono e Angelina diventò principessa. Grazie alla bontà di Ramiro, Cenerentola aveva finalmente cambiato il suo destino.